Una sinistra divisa in più poli può essere attrattiva per gli elettori. D'Alema ad esempio dice che se andate divisi alle elezioni neanche il servizio d'ordine può portare gli elettori alle urne. Ma io credo che D'Alema dica una cosa vera. L'unità è parte della credibilità. Quello che è accaduto nell'ultimo periodo non l'ho capito. Qual è il problema? Io credo che l'obiettivo di una lista unica sia l'obiettivo a cui tutti e tutte dobbiamo con determinazione lavorare. Però io a questo aggiungo un altro pezzo del discorso. Se l'unità rinuncia alla credibilità, e per farlo basta fare una proposta ambigua, che magari continui a rilanciare un'interlocuzione col Partito Democratico, che oggi non mi sembra francamente praticabile, anche in quel caso serve il servizio d'ordine. Il tema non è che non ci mettiamo d'accordo, il tema è che possiamo anche fare l'unità di tutti, tuttissimi, ma quell'unità lì non parla a nessuno, non prende neanche un voto. Penso che il problema non sia tanto quella della divisione, penso che il problema sia quello del coraggio e della coerenza. L'Italia non può andare avanti con compromessi pensando prima alle alchimie di potere e poi a quello che si vuole costruire per questo paese. Se siamo usciti dal PD per fare politiche alternative, bisogna essere conseguenti fino in fondo. E quindi uscire dal sostegno e dalla maggioranza. Questo aiuta, no? Vedi che aiuta, appunto. Se ci facessimo più coraggio, il soccorso rosso potrebbe essere tranquillamente sostituito, come sempre, dal soccorso di Verdini e dal soccorso azzurro, con il che risulterebbe anche più chiaro probabilmente quali sarebbero le alleanze politiche che il Partito Democratico vuol fare anche dopo le elezioni. E questo agevolerebbe, diciamo, l'unità della sinistra. C'è un'ombra che si aggira nella sinistra, no? C'è un fan che è Pisapia. Io non ho capito chi esclude chi. Noi non abbiamo escluso nessuno, tant'è che l'invito era un invito omnia. Noi ci aspettavamo che tutte le piazze fossero aperte, mentre invece ci pare che ognuno stia cercando in qualche modo di segnare il proprio territorio e poi si vedrà. Però attenzione anche a non volerci mettere in un angolo. Noi, se ci sono altre forze, Pisapia è tra questi, perché ha detto che vuole costruire una forza, un soggetto politico alternativo al PD, Pisapia, noi siamo contenti che sia con noi. Il soggetto politico che vogliamo costruire a sinistra del PD ha bisogno di queste persone. In passato mi hanno diviso da loro tante questioni, come loro sono stati divisi da me. Io credo che questo quarto polo debba avere questo in testa, una lotta senza quartiere contro la diseguaglianza. La loro cultura politica, le cose che dicono sono fondamentali anche a dare il giusto profilo politico, programmatico a questo soggetto politico che vuole candidarsi alternativo al PD. Poi noi abbiamo un appuntamento, è la legge di stabilità o legge finanziaria. Vogliamo presentare un emendamento insieme? 3-4 cose che già configurano e diciamo queste per noi sono fondamentali? Ecco, io la proposta che vi consegno, questa è la mia proposta di stasera. E lì allora già saremmo uniti indipendentemente da tante discussioni. Sei d'accordo? No, io sono d'accordissimo, dico a Rossi addirittura proviamo a fare un'altra manovra insieme, possiamo essere perfino più ambiziosi. Il tema non è litighiamo perché votiamo in due modi diversi, il tema è quanto quei voti diversi possano pesare su tutti noi nella campagna elettorale di domani. Evitiamo, lo consiglio caldamente, di immaginarci coordinamenti, cabine di regia da una parte, cabine di regia da un'altra, che poi si parlano per posta, per telegrafo, col segnale Morse. Proviamo da subito a mettere assieme un po' di intelligenza e qualche idea per discutere di quel che vorremmo proporre a questo paese, ma insieme vuol dire tutti insieme da ora a discutere delle proposte che servono a questo paese e insieme a costruire gli spazi pubblici in cui tutti e tutte possano dire la loro e contribuire a questo percorso.